Tutti benvenuti in questo video. Video. E vabbè, in questo video è appunto è messo troppo basso, troppo alto. Allora, quindi voglio farvi vedere, farò un vlog sul mio cellulare nuovo. Allora, appunto, Huawei P8 Lite 2017. Allora, non so perché lei è voluta venire nel video. Quindi Huawei P8 Lite 2017, come potete vedere c'è una confezione molto carina, così. Con tablet, qua c'è la... Mettiti nel letto. C'è una confezione molto carina con la scritta Huawei P8 Lite 2017, però devi togliere il volume. Allora, me l'hanno fatto come regalo di compleanno, ieri, e infatti è stato il mio compleanno, quindi se volete potete fare gli auguri. Nei commenti mi dà. Aspetta, ora è un problema ad aprirlo. Oddio. Faccio io. Da qua forse. Faccio io, dammi. Ah, sì. Aspetta, ragazzi. C'è il telefono? Sì, attenta, non è che ti cade. No. Sì, deve avere forse lo scopo. Quindi, appunto, sto per aprire la scatola. Allora, perché si vede così? E sto per togliermi questo bruttissimo telefono e sto per avere un telefono decente. Ok. Apriamo la scatola. Allora, questo qua non serve. E dentro troviamo il cellulare con delle cose. Allora, intanto prendiamo il cellulare. Non so come uscirlo perché il cellulare, che è un cellulare molto bello. Già l'ho acceso perché avevo troppa voglia di accenderlo. Funziona benissimo, fa le foto stupende, proprio le fa troppo belle. Guardate, vi faccio vedere delle foto che ci siamo scattate io e Sofia. Pomeriggio. No, non mi fa quella. Quella. Sì. È tipo io. Al supermercato. Fa le foto molto belle. Allora, questa l'ho scattata io. Cioè in questo qua si vede brutto, però gli fa in realtà molto belle. Allora, vediamo. Vediamo un po'. C'è luminosità troppo. Che vuole questa Denise? Ok, forse così può andare bene. Ok, gli fa molto belle, molto bellissime. Ha una fotocamera di 13 megapixel, ha 16 GB e più schedina interna, quindi ho messo 32 GB. Come potete vedere ancora c'è la cartina. È troppo, ho un telefono decente finalmente. E così di davanti sembra un iPhone con due buchini e la scritta Huawei, non fate caso. E di dietro è così. Questo qua serve appunto per l'impronta digitale. Allora, io già l'ho impostata. Scusa, Sofì, ma ti vedi? Mettiti nel letto. Io già l'ho impostata. Infatti, come potete vedere, solo con il mio dito dovete impostarla voi dalle impostazioni. Premete qua. Adesso premerò qua. Guardate che si accende. Via. È Aspettate. fai. Vedete? Sembra che non ho fatto niente, però è fighissimo. Appunto, quindi l'ho preso oro, c'era di tre colori, nero, bianco e oro, però E io ho questo scelto lei sia su gold. Instagram ha commentato cosa Sì, mi consigliate, quindi ho preso bianco o nero? gold, l'oro, così, con un coso, questa è la fotocamera. Quindi stavo dicendo, ho 16 GB, più la schedina interna, che io l'ho messa, non so se la volete mettere, che quindi la mia, ho preso quella di 16 GB, quindi 32 GB. Allora, c'è la fotocamera, ha effetto magia, poi c'ha tipo, se togli l'effetto magia, c'ha gli effetti preciso all'iPhone. È troppo bello. Nero, color così. Guarda questa, tu non l'avevi vista. Wow. Tipo questa. Ha tutti gli effetti che volete voi, è davvero un cellulare stupendo. Sì, ma perché ti sei fatto vedere il mio smalto? Allora, poi dopo il cellulare, Ah, ricevuto. No, non abbiamo. ho proprio, Ma che è sembra pallamino. cosa del telefono. Ok. Allora, nella scatola si trova. Allora, dov'è lo slime Sofia, aperto? attenta al cellulare. Ah, scusami. Mettiamolo qua perché mai se Sofia può rischiare la vita. Ma dove lo slime aperto? Ok. Possiamo. Ah, va, Sofì, posa, però devi stare ferma. Abbiamo
cioè il caricatore sarebbe, sì, il caricatore, che poi si collega, bianco naturalmente, se lo volete gold, poi nero non saprei. Dentro questo buchino abbiamo le cuffie, che le ho trovate nere appunto, le ho trovate nere, che mi piacciono, cioè sono cuffie normali. Sei nere sono? Sì. Posa, ma non interessa dello squishy. Io non sto squishando, ho fatto uno. E nello scatolo mi pare che ho trovato solo questi. Sì, in pace ci sono solo questo caricatore e cuffie. Spina e cuffie. Sì. Ma dov'è qua? No, qua. E l'unica cosa che mi è piaciuta di più, naturalmente, è il cellulare. Troppo figo. Già ho messo la pellicola di vetro, come potete vedere. E la cover. Quella originale. E ho comprato la cover. Una cover, sì, meravigliosa. Che è per questo qua, sempre per il cellulare. Fucsia, tutta liscia, in plastica. Se volete contattarmi per sapere il prezzo, contattatemi su YouTube, cioè scrivetelo nei commenti che io lo scriverò sicuramente. Allora, mettiamo la cover. A me piacciono i braccioni. L'effetto di questo cellulare è stupendo, appunto. Tipo, adoro. Mi è piaciuto un sacco, appena l'ho aperto, tipo io, wow. Se vi è piaciuto un telefono decente. Cioè, un telefono decente. Mi è piaciuto un sacco. Anche tutti i telefoni che ci accattano. Sì. Sono scacci, ecco. Però questo qua, appena tipo io l'ho visto, tipo wow. Questo fa cagare, adesso è Huawei. Grazie papi, grazie. Ero indecisa fra iPhone e Huawei, però poi ho proprio deciso Huawei, perché mi hanno detto tutti che è una Huawei, marca che dopo l'iPhone molto bella. Ho provato l'iPhone della fotocamera, ma vi assicuro che se dovete comprare l'iPhone fa un po' schifo. La fotocamera 13 megapixel è bellissima, proprio bellissima. Vi ho fatto vedere un disegno troppo bello. Quindi si può mettere anche l'impronta digitale, appunto, se clicco qui. Tipo se le clicca. Clicco qui, guardate. E si accende il cellulare. È troppo bello. Invece se lo faccio io non si accende. Sì, bello. Trema solo perché non si accende. Non si fa. Quindi se volete chiedere informazioni, ditemelo nei commenti. E se vi è piaciuto ditemelo nei commenti. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete like, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Finiamo con questo bando. Ciao.